tessono nel loro tessere l'amicizia, evidentemente danno vita a nuovi valori, a nuovi punti di riferimento. Immagino che il libro sia affascinante quando parla appunto delle giornate e dei giochi che questi due personaggi intrattengono tra di loro. I bambini sono stimolati, l'hai sperimentato sul campo, com'è? Ecco, perché tra l'altro appunto la tua attività di lettrice di favole e di libri per bambini è sempre un ottimo terreno per sperimentare poi l'importanza e se queste storie poi funzionano. Allora, questo libro l'ho cominciato a leggere la settimana scorsa, perché comunque con i bambini più grandi che sono ritornati, parliamo di autunno, parliamo di foglie che cadono e lo stormo degli uccellini fa comunque parte della migrazione e dell'autunno. E dalla terza volta che glielo leggo e tutte le volte trovo comunque degli spunti da loro, perché comunque mi dicono: guarda, le foglie sono cambiate. E poi adesso la neve viene quando arriva Babbo Natale. E, insomma, c'è tutta una storia, sono tutte delle cose affascinanti, perché loro comunque sono sempre dei grandi, perché i bambini trovano delle sfumature che noi a volte non troviamo. E comunque piace molto, perché ci sono delle belle illustrazioni, che è sempre l'illustratrice del Ciuccio di Mina, del libro che parlerò dopo. Sì. E è molto bello, perché comunque è semplice ma con una bella grafica. Mi sfugge se l'autore è italiano o no, questo non l'ho afferrato, perdonami. Ah, l'autore è Marianne Dubac, sì. È francese. Non è la prima volta che presentiamo autori francesi e ci riservano sempre delle grandi novità, mi sembra di capire. Sì. Ci credono molto in Francia questa editoria per bambini, perché a volte, a parte Babalibri, tutti questi autori comunque francesi lavorano bene, perché comunque sono anni che lavorano proprio per libri proprio che hanno proprio del didattico. Mentre invece qua, non voglio fare nomi, ci sono molti libri che vogliono uscire proprio per essere venduti. Io non consiglio mai e non prendo mai libri cartonati strani, perché comunque i riassunti dei libri troppo piccoli non fanno bene al bambino, perché non aiutano a stimolare la sua fantasia, e in questo mondo ne abbiamo bisogno, che il bambino fantastico. Bene, allora, come dire, una grande scuola, quella francese, ma anche dei grandi classici, mi sembra di capire che c'è spazio nella tua rubrica, vai. Esatto, perché voglio parlare del Ciuccio di Mina, sempre di Marianne Dubac e di Mireille Dansé, che proprio venerdì ha festeggiato con l'editore Il Castoro i 15 anni della pubblicazione del Ciuccio di Mina. E è un libro che comunque è un must per il nido, perché comunque parla di questa bambina che non vuole lasciare il ciuccio, e la sua mamma gli domanda: ma scusa, anche quando ti sposerai e userai sempre il ciuccio? Sì, anche quando andrò a lavorare, quando andrò in piscina e anche quando mi sposerò. E nell'illustrazione c'è proprio la sposa Nina con lo sposo con il ciuccio in bocca entrambi. Bellissimo. E parla di questa bambina che tiene sempre il ciuccio e che esce nel bosco e incontra un lupo, e lì c'è proprio una pagina forte di un libro di un lupo tutto arruffato, nero, spaventoso e pustolente, orrendoso. Allora il lupo gli dice: adesso ti mangio. E la bambina gli dice: no, lasciami stare, solo che parla con il ciuccio in bocca e il lupo non capisce. Allora il lupo gli dice: bene, adesso ti mangio. Allora Lina cosa fa? Si leva il ciuccio dalla bocca e lo dà al lupo. E all'improvviso, cosa che quando sto zitta dico all'improvviso, e i bambini sono lì che aspettano, il lupo spaventoso, cattivo e pustolente è diventato un tenero lupo cucciolone e sparisce nel bosco. Scusate.
Prego. Quindi in qualche modo possiamo dire, Rossana, che San Francesco, che parlava invece con i lupi, è un po' come se gli avesse proposto il suo ciuccio, ovvero sia quella parte di noi che è irrimediabilmente infantile e che spesse volte ci salva appunto dalle situazioni difficili. Sì, infatti è vero, cioè i bambini riescono sempre a trovare tutte le risposte, anche tirarle fuori da coloro che un po' li fanno paura, perché anche se al nido parliamo del lupo birichino, e poi in questo caso era un lupo puzzolente, perciò si divertono molto, quando gli dico sentite come puzza, allora esorcizzano un po' la paura che hanno, perché vogliono vedere questo lupo puzzolente tutto nero con il pelo arruffato, però allo stesso tempo sono un pochino lì che si stringono l'un l'altro, e comunque Nina è la loro mascotte, perché comunque gli dico non sarai mica come Nina, non vorrei mica portare sempre Ciuccio con te, e loro pian piano da noi al nido non lo tengono quasi più a dormire, a casa però sì. Certo, allora io volevo dedicare gli ultimi minuti di questo collegamento a fare un po' un panorama degli appuntamenti fieristici e comunque culturali che ci sono a proposito dei libri, perché tra settembre e ottobre, insomma, sarà un'agenda piuttosto piena. Ecco, tu che cosa andrai a visitare, che cosa ci consigli soprattutto di visitare? Innanzitutto a Castelvetro comincia il Festival della Lettura, proprio Passa la Parola, organizzato sempre dal CSI, dal Castello di Carta, che è una biblioteca indipendente, e fa questo corso per attivisti lettori e per, dove ci sono anche dei laboratori per bambini. L'anno scorso c'era Bruno Tognolini. Il programma quest'anno è molto più vasto, ci sono un sacco di autori e anche che non conosco. E adesso ve ne parlerò, perché comunque il primo comincerà tra settembre e ottobre, perché c'è anche a Modena il Festival della Filosofia, se non sapete cosa fare, anche rivolto ai bambini, ma nello stesso periodo, sia sabato che la domenica, dove ci sono quei relatori a cui io volevo partecipare, ho aperto anche l'edicola dove farò le letture. Perciò sabato pomeriggio, domenica mattina faccio la lettura e non mi posso muovere, e così sia sabato pomeriggio che domenica prossima, perciò io andrò solo al Festival della Lettura. Poi c'è Mantova. Mantova ci sono andata venerdì scorso. Ah, perfetto. Sì, dove c'erano un sacco di addetti ai lavori, ma inavvicinabile la signora che parlava solo francese, e io scusatevi, non sono poliglotta, so parlare male anche solo il modenese. eppure, tanto tempo fa Modena, insomma, era sotto la regia, chiamiamola così, dei francesi. Infatti sì, ci sono dei dialetti l'intorno, delle varianti, diciamo, più che dei dialetti, hanno al loro interno tante parole francesi. Sì, esatto, un po' l'occupo famiglia. Infatti abbiamo una coppia di genitori francesi che ci ha portato il bambino, la mamma non mastica niente di italiano, insomma, bene o male qualcosa, me lo ricordo dalle medie però. Sì, <in italiano. ride> Quindi sei alla prova sul campo. Esatto. Bene. Niente, vi voglio lasciare comunque con ricordarvi gli autori e anche gli editori di questi due libri. Perfetto. Allora, il Ciuccio di Nina, che è sempre di Mireille Dalancé, edito dal Castoro, e Leone e l'Uccellino, sempre di Mireille Dalancé e Marianne Dubac, che è l'illustratrice anche del Ciuccio di Nina, e dell'Orecchio Acerbo. Facciamo caso a questo editore, perché mette fuori delle cose parlando sempre di diversità con una delicatezza e una trasparenza molto bella.
Perché adesso parlare anche di diversità non è così semplice, perché sappiamo bene che abbiamo parlato di gender, abbiamo parlato di tutte queste cose qua. Perciò è un libro che, non, che nessuno ha, ha comunque tolto dalla lista dei libri da buttare, perciò parliamone. Bene, grazie E Rossana, buon grazie proseguimento e a presto. a voi. Grazie, ciao a tutti. Ciao.